No, para. Che sì, e se tu ridi, ma io ho sempre avuto. Cioè io vivo nel dubbio. Ho le idee chiare su certe cose, ma su altre non ce l'ho le idee chiare, capito? Non ce l'ho. Io ho sempre visto, c'è delle cose che, pur senza avere le prove, per carità, io lo ammetto, non ho prove di nulla, non so. Io voglio, mi voglio mettinare. Che tacca maligna. Io non metto in dubbio nulla, cioè metto in dubbio certe cose, non riesco a capirle, no? Cioè non. Ma sono tanti i problemi da cose che non mi tornano, io ho sempre avuto. Una cosa per esempio, no? il calcio, prendiamo il calcio, no? Io quando ero bambino, e se era bambini, ognuno si garba il calcio, si giocava il calcio, c'era quello per la Juventus, quello per il Milan, quello per l'Inter, io ero di Firenze, anche gli altri erano di Firenze, no, io ero per la Fiorentina, va bene? Io la palla è tonda, va bene, si giocava il calcio noi, al campino di coso, di Guidi. Una volta si vinceva noi, una volta si vinceva gli altri, poi si faceva con gli stessi, una volta si vinceva noi, una volta vinceva gli altri. Per me questo discorso che debba vincere sempre determinate squadre è di sospetto, cioè capito? Poi è il motivo per cui io mi sono a 12-13 anni, invece di fugarmi, mi sono allontanato dal calcio perché non riuscivo a capire come mai una squadra la debba sempre vincere, perché se la palla è tonda non sarà un 50-50, però anche vinca sempre soliti, a me o me, cioè tu vai a vedere chi ha vinto il campionato, se lo sono divisi da tre e poi una squadra non ha vinto una volta per caso, per tutto il resto, che voglio dire, non mi riesce nemmeno di quello lì, è una cosa, ma ci sono tante di cose che non mi tornano. Un altro per esempio, anche questo senza avere le prove, per carità, io non ho mai giocato a nessun tipo di lotteria, di schedina, né nulla. Perché? Perché non riesco a capire, in un mondo in cui c'è della gente che ruba il fumo delle candele, perché ora anche i jackpot di Superenalotto c'è 126 milioni di euro, cioè c'è la possibilità di pupparsi 126 milioni di euro e gli fanno vincere il primo imbecille che azzecca sei numeri, ma io non ci credo. Poi se qualcuno ci crede, per me va bene, certo, prove non ce n'ho, ma io ho la sensazione, ho questi dubbi. Altro dubbio, lo fa un altro dubbio sodo, te lo dico subito. Le elezioni. Io, pur senza averne le prove, ma io ho dei grossi dubbi che qui in Italia ci siano state fatte in tutto il territorio italiano dal 48, ma dal 48, ma da quando si è cominciato a votare, che ci sia stato delle elezioni fatte in maniera senza brogli. Io non ci credo. Io non ci credo. Senza prove ho la sensazione che trovo un po' incredibile che uno che ha il potere demandi al popolo la possibilità di decidere se le vanno o meno dalla poltrona. Io non ci credo, abbi pazienza. E sarò un malfidato, che do? Io non ci credo. Quando mi dimostreranno che io mi presento posso diventare Presidente della Repubblica, perché la Costituzione dice che io ora mi potrei anche presentare come Presidente della Repubblica. O mi fanno nemmeno entrare sulla porta, appena dei carabinieri mi imbullettano e mi portano via. Sì, che voglio dire, no? Allora vediamo se la Costituzione dice che può diventare Presidente della Repubblica qualsiasi imbecille oltre 50 anni. Non è vero, perché se io mi presento mi sparano, perché fanno il fatto che a me non mi frega nulla. Però voglio dire, no? Ci sono dei dubbi e io ho, perché non è mai riuscito di capire come mai la gente la ci crede e io no. Non lo so. Io ho questi dubbi che non mi riesce di. Nessuno è riuscito a farmeli. Dissolvere. Scusa la schiena, Ma perché ho la testa. Non è che gira la testa, si deve girare a noi. Ecco. Ah, bellina. La testa di cannone di Guarnieri di Gesù. Oh, vai.
per tutto, va tutto bene per te, eh? Grazie a te, io invece no. A me dico questo lavoro, Steve, perché a me mi fa che tu mi fai chiacchierare, tu fai sempre con questa telecamerina e poi Dio buono tu non fa un cazzo.